Vi faccio vedere come creare un meme con mimegen.it. Innanzitutto bisogna registrarsi al sito e poi si crea un meme. I meme sono delle immagini con una frase effetto o uno slogan. Possono essere creati per pubblicare uno stato d'animo, un'idea, un'intuizione. Sostenere una causa, una metafora o d'altro. Possono anche essere un manifesto pubblicitario. Il problema con questa applicazione è che cliccando sull'icona scarica ora ci si collega a un messaggio pubblicitario, quindi bisognerebbe avvisare gli studenti se si intende fare utilizzare loro questa applicazione. Come vedete, mi propone una serie di template, posso sceglierne uno, ne scelgo uno qualsiasi che vado a modificare. Con upload carico dal mio computer un'immagine di sfondo. La posso caricare con carica file oppure trascinarlo qui. Carica file, scelgo l'immagine, settimana bianca, apri. Lui ora mi carica l'immagine settimana bianca sul mio template. Ecco, e posso ora cambiare l'intestazione, il top test year oppure e il bottom test year. Top test year potrò mettere settimana bianca. Creo infatti una meme che ricordi l'appuntamento per la classe ai giochi sportivi in settimana bianca, quindi settimana bianca, il bottom test, posso mettere giochi sportivi per la classe terza C. Devo distanziare il 20 febbraio. Posso aggiungere dei tag, settimana sportiva. Metto virgola, settimana bianca, eccetera, eccetera, aggiungo i tag che voglio e creo il mio meme. Vedete che lui mi ha poi organizzato il meme in maniera ottima. Create meme. Adesso lui mi sta creando il mio meme. Ci metto un po'. Ecco che il mio meme è stato creato. Mi dà la possibilità di condividere il mio meme sui Reddit, Twitter, Google Plus, Pinterest, Pinterest, Pinterest,
mi dà come vedete, l'indirizzo della mia immagine che posso scaricare sul mio computer. E naturalmente mi esce il messaggio pubblicitario e dirò agli alunni che quando di stare attenti a questo, comunque di chiudere quel messaggio e vado a salvare il messaggio, l'immagine sul mio computer con salva. Volevo dirvi che è disponibile anche un'applicazione per Android. Come vedete, potete scaricare sul vostro smartphone. Molti MIM hanno le applicazioni da mobile, le vedremo sicuramente in seguito. Buona serata.